Bentornati in diretta con Buongiorno Weekend. Allora avete capito che cos'è il neuromarketing? No? Vabbè, allora lo chiediamo proprio a lei, lei è l'esperta. Luna Mascitti, buongiorno Luna, benvenuta a Buongiorno Weekend. Buongiorno, buongiorno, Piacere. grazie Martina. Prego, Buongiorno, accomodati pure. grazie, buongiorno weekend a tutti. Bravissima, Buongiorno Weekend, grazie per essere venuta qui nei nostri studi coloratissimi e quindi tu pure sei coloratissima, sempre questo bel rosso che sicuramente vuol dire qualcosa. Beh, direi di sì. Esatto, ma adesso lo capiamo bene. Allora, Luna, intanto appunto ancora grazie. Sei Grazie a voi. un'esperta, sei formatrice, specializzata soprattutto in neuromarketing, ma tante altre cose. Prima di capire, sei anche founder di Mio Cugino ADV, che adesso capiremo che cos'è. Però vorrei capire un pochino, Luna, prima di diventare appunto la founder di Mio Cugino ADV, che cos'è, qual è la storia di Luna? Chi sei? Allora, io ho studiato psicologia del marketing alla triennale e alla magistrale, quindi una volta terminati gli studi, diciamo, anzi, durante gli studi sono stata notata da una SPA che mi ha prelevato subito finito gli studi, quindi non c'è stato quel relax, sai, quando finisci Sì, la scuola, non so cosa l'università. fare e invece niente. Niente, sono andata subito catapultata a Milano in una realtà imprenditoriale molto grande, dove appunto ero nella scuola di formazione. Poi, finita questa esperienza bellissima, ero troppo acerba per restare a Milano e quindi ho deciso di tornare, insomma, nella mia città natale e ho iniziato a lavorare con varie, insomma, agenzie pubblicitarie. Ho fatto diverse esperienze e fin quando poi in piena pandemia, incinta, ho detto basta e Faccio mi da sola. Ecco, faccio da sola. coraggiosa anche proprio per questo, ne abbiamo parlato all'inizio puntata. Diventare madri è un momento particolarissimo, immagino soltanto cosa abbia voluto dire farlo durante la pandemia e soprattutto nel momento in cui decidi di fare un lavoro da sola, di non essere più sotto padrone come si diceva una volta, ma essere tu stessa l'imprenditrice di te stessa. È stato un momento particolare. Beh, è stato un momento sicuramente particolare, diciamo che ero già abbastanza rodata perché avevo già un altro figlio, però sicuramente è stata un'esperienza che rifarei altre 100 milioni di volte, perché sono super soddisfattissima, insomma, sia della mia agenzia, sia poi di tante, insomma, soddisfazioni che negli anni, tanti traguardi che negli anni ho raggiunto con il mio lavoro, quindi ne è valsa la pena. Complimenti, complimenti assolutamente, perché appunto bisogna avere quel pizzico di coraggio e di forza, però tanta forza, per iniziare un percorso e poi continuarlo. Come quel pizzico di coraggio e di forza hanno i tuoi clienti, perché i social che utilizziamo sempre, costantemente, li vediamo e siamo spesso incuriositi da questi profili che vendono qualcosa, l'oggetto o delle consulenze. Ecco, però non è semplice, siamo abbastanza anche pieni di queste informazioni, di questi Pienissimi. profili, pienissimi, forse un po' troppo. Però ecco, per vendere poi e riuscire effettivamente sui social, riuscire a vendere, è tutta un'altra storia, è molto complicato. Se all'inizio ci si improvvisava, adesso l'improvvisazione non è più roba. Allora, c'è molta gente che oggi si improvvisa ancora, cioè tantissima, e arriva da me, faccio da solo, faccio da sola e i risultati non ci sono. Oppure mi dicono, che cosa ne pensi del mio profilo? Io rispondo sempre allo stesso modo, non è che cosa ne penso io, ma è il tuo profilo vende o non vende? Cioè, se non vende vuol dire che hai bisogno di me, ma già che sei qui, che mi mandi il messaggio con il dubbio, cioè nel dubbio non avrei nessun dubbio. Certo. Quindi sì, c'è tanta gente che si improvvisa. E si rivolge a mio cugino, perché la frase X, la frase che sentiamo spesso, riguarda più campi in realtà dei social, che sia un social media manager, che sia qualsiasi profilo. In realtà, vabbè, ma c'è mio cugino che lo fa anche con l'impianto idraulico, però, e quindi questo modo di operare, c'è mio cugino, sta diventando sempre più importante. E quindi perché l'hai chiamato mio cugino a Proprio per Proprio questo, per questo ok. motivo, che tu hai capito al volo, tanta altra gente
non riesce a fare questo collegamento subito, però la motivazione è esattamente questa, cioè per un pochino prendere in giro, no? Eh sì. Ok? Però in maniera non cattiva, sempre in maniera positiva, ecco questa figura factotum che si improvvisa, che poi in realtà fa più danni che benefici. È vero, perché appunto mio cugino potrebbe fare le cose fatte bene, però in realtà se ci rivolgiamo a dei professionisti è molto meglio. E tu in questo sei una grande professionista, perché ti sei specializzata, hai studiato, ma soprattutto hai creato e testato delle strategie di marketing. Intanto spieghiamo ai telespettatori Buongiorno Weekend che cos'è il marketing, perché non è detto che lo sappiano, quindi proprio due parole sul marketing mi sembra giusto farlo. Allora, il marketing sono delle strategie pubblicitarie o di promozione di prodotti o servizi. Ok, quindi la strategia magari della campagna pubblicitaria, ecco, proprio di campagne pubblicitarie sicuramente parleremo, sono molto importanti realizzarle, pensarle in un certo modo affinché poi si scelga quel prodotto invece di un altro. Che cos'è invece il neuromarketing? Perché è sicuramente affine, ma ha una specifica in più. Diciamo che il marketing funziona in questo modo. L'azienda va dal consumatore e dice: consumatore, che cosa vuoi? Voglio una camicetta viola, ok? Va bene, e l'azienda gli dà la camicetta viola. Quindi ascolta esattamente quello che dice il consumatore, però in realtà il consumatore, quando risponde ad una domanda del genere, non risponde sempre nella maniera veritiera, un po' inconsapevolmente e un po' consapevolmente. Quindi il neuromarketing invece non va dal consumatore e gli dice, l'azienda che utilizza il neuromarketing, non va dal consumatore e gli dice che cosa vuoi e prende la risposta camicetta viola come risposta reale, ma va ad analizzare le risposte fisiche e le risposte emotive allo stimolo che gli è stato sottoposto, quindi che cosa desideri e soprattutto come si sente quella persona dinanzi alla visione della camicetta viola, per poi capire effettivamente se quella persona cerca quella camicetta viola. Ok, quindi emotive, quindi emozioni giocano un ruolo fondamentale in questo. Sì. Invece lo diamo per scontato che io ti faccio vedere un prodotto che è molto utile. Bravissima. Solo utile, ma non mi dà nessuna emozione. Perché non vendo questo prodotto? Per questo motivo, perché le persone si concentrano sull'utilità di un prodotto, quando in realtà questa piantina non è qui perché è utile, questa piantina è qui magari perché è inutile, in effetti. Perché magari questa piantina ti ricorda di quando da piccola andavi nel prato a raccogliere i fiori con la tua famiglia, le domeniche quando i tuoi genitori non lavoravano, e quindi i fiorellini erano proprio questi, e quindi hai richiesto alla redazione di farti avere proprio questa piantina con questi fiori perché ti ricordano questa cosa. Ok, però applicata, ti faccio queste domande proprio per capirla io, così che forse sicuramente i nostri telespettatori lo capiscono ancora di più. Ecco, però questo l'ho scelto io in un profilo social in cui io sto vendendo, vorrei vendere questa piantina. Devo giocare sulle mie emozioni o su quelle del pubblico? Tutte e due. Perché c'è una parte di emozioni del pubblico che tu puoi utilizzare, anche se utilizzare delle emozioni è un'accezione, sì, esatto, un po' negativa, ecco. Sottolineare, appunto, puoi sottolineare le emozioni del tuo pubblico per poter incrementare le vendite, ma anche l'utilizzo delle tue emozioni può servirti per lo stesso risultato, perché le persone poi scelgono di comprare da persone simili. Quindi se tu mi racconti che da piccola andavi a raccogliere i fiorellini la domenica nel parco e per questo hai realizzato questo vasetto, io la domenica da piccola andavo a raccogliere i fiorellini nel parco, mi immedesimo nella tua storia e quindi, piuttosto di comprare da un'altra persona che vende lo stesso vasetto, vengo da te perché tu mi hai raccontato questa storia, quindi siamo più simili, siamo più vicine. Ok, ci sono delle emozioni che vendono di più rispetto ad altre, che funzionano di più rispetto ad altre? Assolutamente sì, e possono essere sia emozioni positive che emozioni negative. Sicuramente una delle emozioni che stimola di più l'acquisto è la nostalgia, appunto, la nostalgia, esatto, della piantina, del fiore di quando tu eri piccola. E
e quindi ti ricordi questa cosa, ma anche la gioia, il far stare bene. Adesso ci sono tutte quelle attività che creano delle experience, no? Quando tu vai sia nei ristoranti ma anche nei negozi di abbigliamento, è diventato molto più esperienziale l'acquisto, non è soltanto questo è il prodotto oppure questo è il piatto, cioè, ovviamente poi dipende sempre dalle attività che si vanno a scegliere, però è proprio questa creare esperienze che lega molto le persone all'attività, e quindi avendo queste esperienze così positive le persone poi sono propense a tornare in quell'attività proprio perché dicono ok, sono stato bene, ho vissuto questa esperienza molto positiva, voglio rivivere questa stessa esperienza, torno in quell'attività. Ok, ci sono quindi una delle più belle emozioni è sicuramente quella della nostalgia, sicuramente anche le emozioni positive, ma quelle negative invece sono utilizzate nel marketing? E come nel caso? Allora, nel neuromarketing sono utilizzate sia le emozioni positive sia le emozioni negative, diciamo che l'emozione negativa più funzionale alle vendite sono le emozioni che ci fanno provare paura, quindi sono rimaste solamente due vasetti di questa piantina, certo. Quindi prendila adesso, se no resti senza piantina. Okay. Va da sé che questo approccio può essere un approccio etico o meno etico. Infatti mi viene in punto in mente quello, il marketing ha sicuramente delle regole, ha delle strategie che ovviamente porta l'acqua al suo mulino. Quanto è sottile la linea a livello etico appunto di queste strategie? La linea è molto sottile e dipende sicuramente da come le aziende decidono di avere una comunicazione o un approccio etico o non etico, perché poi le strategie sono a disposizione, cioè una volta che comunque vengono fatte le ricerche scientifiche e di neuromarketing recentemente se ne sono state fatte tante, questi risultati vengono poi resi pubblici, quindi le varie attività possono decidere di avere una comunicazione etica o non avere una comunicazione etica, ma il punto è questo, dipende sempre da come vengono presi i risultati, cioè se io il risultato, facciamo un esempio molto pratico, no? È stato dimostrato che le sedie, quando andiamo nei ristoranti, le sedie con un cuscinetto sono molto più accoglienti, non soltanto nei ristoranti, ma anche, non so, quando chiediamo un preventivo, ci fanno sedere su una, per esempio, sono comoda, potrei stare qui tutto il giorno. Esatto. è una minaccia questa. No? Se ci fosse lo sgabello un po' meno. Esatto, se ci fosse lo sgabello un po' meno. Allora, noi sappiamo questa cosa. Ora, le attività possono utilizzare questa competenza, questa conoscenza a loro favore, quindi voglio vendere di più e quindi utilizzo delle poltrone molto comode per incentivare la consumazione, no? Se parliamo di ristorante. Però possono anche utilizzarlo per rendere l'esperienza del cliente, del consumatore che va nel ristorante più piacevole. Certo. Quindi è sempre un punto di vista. Ok, ok. Sì, è vero, è sottile, però poi ognuno risponde anche a quello che si è, no? E quindi alla propria etica personale del semplicemente voler fare bene il proprio lavoro senza ovviamente ledere le altre persone, senza soprattutto prenderle in giro, perché nell'epoca dei social abbiamo capito anche con gli ultimi avvenimenti dei grandi influencer che anche questo è importante, rispettare e creare un legame di fiducia totale con la persona, con i nostri follower, è importantissimo. Sì, lo reputo importantissimo, se non fondamentale, avere una comunicazione reale al fine di creare un legame reale con le persone e quindi al fine di avere una comunicazione trasparente che poi stimolino le persone ad acquistare da noi, perché poi è sempre una questione di fiducia, cioè la vendita non è più vista come costa di meno lo compro o costa di più non lo compro, ma è vista come quella persona mi ispira fiducia e quindi compro da quella persona perché quella persona mi ispira fiducia, e la fiducia si ispira
con la trasparenza e raccontando anche le esperienze personali di vita delle persone, anche come hanno fatto ad arrivare dal punto A al punto B, quindi come la strada che hanno percorso per diventare professionisti nel proprio settore. È vero. Un altro aspetto che mi piacerebbe affrontare con te è l'intelligenza artificiale, perché di recente, e anche qui proprio personalmente, ho dubbi in merito rispetto all'utilità, sicuramente grande, ma anche alla pigrizia che poi immediatamente nasce nell'utilizzare qualcosa che ci aiuta in maniera così veloce. Riusciamo a creare un compito nel brevissimo tempo, un compito che magari avremmo messo diverso tempo, decine di minuti se non ore. Ecco, rispetto al neuromarketing, l'intelligenza artificiale ci può aiutare rispetto ai professionisti che aiuti sui social? È un argomento da trattare? Sicuramente sono d'accordo con te sulla questione che l'intelligenza artificiale impigrisce le persone al 100%. È una disciplina che sicuramente può coadiuvare, ma non può essere la risposta portante alle nostre decisioni. In primis perché se siamo tutti quanti d'accordo, ma è una cosa scientifica, che le emozioni determinano i nostri acquisti, quindi dobbiamo per forza essere tutti quanti d'accordo su questa cosa, e di conseguenza determinando le emozioni e gli acquisti, va da sé che l'intelligenza artificiale, che non ha delle emozioni, perché non vive delle emozioni, perché è un robot, può supportarci in maniera molto molto laterale, molto perimetrale rispetto a quello che noi possiamo fare. Quindi fondamentalmente sono dei supporti che possono essere utilizzati magari alla luce di quello che abbiamo scoperto con il neuromarketing per poter perfezionare una campagna pubblicitaria. Questo sì. Ok, anche perché altrimenti ci rivolgeremmo a un'intelligenza artificiale che diventerebbe mio cugino 2.0. Esatto. Probabilmente, quindi assolutamente utilizziamolo, ma in maniera consapevole. Rispetto ai tuoi clienti e rispetto a questi social si creano tante nicchie. È vero che si dice sempre che bisogna avere chiaro la propria nicchia, entrare in una nicchia, però è vero anche che si crea una bolla di contenuti sempre molto simili. Cerco di spiegarmi meglio. Rispetto ai nostri social ci conoscono, interagiscono e ci propongono del materiale che sanno che ci piace, di nostro gradimento. Il mio feed di Instagram è tutto case da ristrutturare, anche se non ne ho di case da ristrutturare, e piante, ok? Faccio questo esempio, è la verità. Quindi i social sanno che amo queste cose, però ecco, rimane una bolla. Effettivamente immagino che anche io invece che devo vendere qualcosa, avrò intorno a me tutti questi temi, sempre quelli che frequento io, che quindi mi creano anche un'ansia da prestazione quasi. Come si gestisce quest'ansia da prestazione nel vedere? È difficile. No, allora, però si gestisce con il tempo, perché all'inizio siamo in qualche modo aggrediti, no? Da tutta la comunicazione che ci viene bombardata. Poi nel tempo una persona inizia a fare una selezione sia appunto di quello che può interessare o non può interessare, ed è veramente importante fare un lavoro psicologico su se stessi per non essere sobbarcati da tutta questa mole di informazioni che da una parte può aiutarci, dall'altra può come in qualche modo farci sentire in difetto rispetto ad un'azione che non riusciamo a compiere. Quindi è veramente molto importante circondarsi, ecco, di profili da seguire o fare una scrematura dei contenuti che ci vengono proposti sulla base di quello che può veramente farci star bene, perché è veramente importante, perché è veramente sottile il livello tra mi fa star bene, divento dipendente. Sì, divento dipendente, proprio mi fa star male anche. Brava. Perché riesco a, cioè mi sembrano che tutti gli altri siano meglio esatto, di noi, no? E quindi c'è questa frustrazione di intenti, proprio vorrei fare qualcosa ma non ci riesco al pari di. Anche lì i numeri contano davvero, immagino di sì, sulle vendite, ma
a livello proprio numerico di follower, è una apparente popolarità, è un apparente avercela fatta, riuscita, oppure no, funzionano davvero e sono necessari questi numeroni? Allora, guarda, io la settimana scorsa ho ricevuto due comunicazioni importanti di due miei alunni che hanno pochi follower, cioè pochi, parliamo di normali, cioè tipo 2-3 mila follower, ok? E una di queste ha fatto il percorso con me, è partita da zero, praticamente da zero, e adesso distribuisce i suoi prodotti in 7 negozi ad Abu Dhabi. Wow! Con un numero di follower discreto, cioè non voglio sminuire, anzi la voglio lodare perché è stata bravissima e ha creduto tantissimo, si è impegnata tantissimo e vende in 7 negozi, quindi i negozianti, le attività di Abu Dhabi non hanno tenuto in considerazione il numero dei suoi follower. E un altro risultato proprio che ho ricevuto questa settimana di un mio studente che ha lasciato il posto fisso per inseguire la sua passione e anche lui non ha tutti questi follower, ma questa sua passione è riuscita a sopperire al posto fisso, economicamente parlando, perché abbiamo fatto una comunicazione talmente tanto avvolgente, così come abbiamo fatto il lavoro con l'altra ragazza, che le persone si sono accorte della sua competenza e della sua passione nel suo lavoro e quindi hanno iniziato a prenotare. Lui fa un servizio, lei fa un prodotto e tutti e due hanno avuto grandi risultati perché hanno tirato fuori queste due cose, quindi sia le competenze sia la passione, che sono due aspetti fondamentali a mio avviso per la vendita, molto più importanti del numero di follower. Poi ci sarà sempre chi guarderà il numero di follower e chi quindi si lascerà anche un po' in qualche modo abbindolare dai numeri che possono in qualche modo anche essere truccati. E chi invece guarderà la competenza e la qualità di quello che poi i professionisti riescono a dare al di là del numero dei follower. C'era qualcuno, ma probabile che mi sbagli, Seth Godin diceva i famosi 100 follower, 100 persone buone, nel senso che hai bisogno di 100 persone che effettivamente comprino i tuoi servizi, non hai bisogno di tanti numeri, perché se quelle poi si affezionano saranno i tuoi follower che ti porteranno effettivamente da vivere e poi ovviamente questo numero può aumentare, ma può aumentare e credo sia anche un argomento da trattare. In pandemia molti hanno avuto un picco di acquisti, ecco, alcune volte ha creato anche dei danni perché magari non si era capaci di affrontare quel numero di richieste. Sì. Quindi bisogna anche lavorare in maniera graduale per essere pronti? Sì, io sono assolutamente dell'idea di lavorare in maniera graduale, sia nell'investimento magari pubblicitario che una persona vuole fare, un'attività vuole fare, sia anche nel numero di social da inserire, perché molte volte mi capita spesso di iniziare dei percorsi con delle persone molto motivate, per fortuna, che vogliono da zero fare più di un social e io gli dico facciamo una cosa per volta, perché tu devi inserire in questa tua giornata lavorativa che è già piena anche questi social, quindi non ne inserire 3-4 insieme, inseriamone uno alla volta, così insomma siamo sicuri che riusciamo a starci appresso. È vero, anche perché poi spesso adesso anche i professionisti del benessere insomma si sono giustamente adeguati a questo dialogo, a questo linguaggio dei social, e inevitabilmente però la giornata è sempre la stessa e però bisogna dividersi tra i compiti del professionista e poi il ruolo dei social e allo stesso tempo poi la vendita dei servizi attraverso i social, quindi è veramente molto complicata. La gestione del tempo anche lì è fondamentale, sì. Riesce ad aiutare anche questo in questo i clienti? Sì, assolutamente, quando io faccio dei percorsi strategici o di coaching con i miei clienti andiamo anche a strutturare una strategia di comunicazione che sia in qualche modo sostenibile per la loro giornata lavorativa, anche perché io chiedo, oltre a queste tre cose che tu hai giustamente detto, chiedo una quarta cosa, studiare. Oh, è vero, perché bisogna approfondire sempre, studiare, è la verità, bisogna studiare il nostro campo, gli altri campi, ma soprattutto immagino il neuromarketing e soprattutto guardare non soltanto all'Italia ma all'estero, che è fonte di ispirazione per queste tematiche in maniera
importante. Sì, immagino. Direi di sì. Anche nella tua formazione c'è ovviamente l'estero, giusto? Sì, 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 assolutamente. Io non mi formo soltanto con professionisti italiani, anche perché diciamo che in Italia sul neuromarketing siamo ancora un po'... Siamo ancora un po' indietro, ma tu sei una delle migliori, lo dico io così, è vero, è la verità. Quindi dobbiamo un po' guardare oltre, sì, oltre al neuromarketing, è vero, e guardiamo anche all'esterno. Luna, obiettivi tuoi per il futuro? Perché per i tuoi clienti immagino sei molto molto precisa. Alcune volte, sai, fare riferimento ad una grande professionista fa sì che gli altri abbiano in mente qualcosa per te, vedano in fondo al tunnel, la luce in fondo al tunnel, e tu lo fai per i tuoi clienti. Per te stessa invece che cosa ti aspetti dal futuro e qual è l'obiettivo che vuoi raggiungere? Beh, per me stessa uno dei sogni che ho, che adesso dico ad alta voce, sì, perché intanto si realizzano, e tu sarai testimone di questo, mi piacerebbe moltissimo insegnare all'università neuromarketing. Bene, bene, in bocca al lupo. Crevi. Sicuramente accadrà questo e tantissime altre soddisfazioni, perché grazie, la professione c'è, la professionalità c'è, quindi davvero in bocca al lupo e complimenti per, grazie, il tuo lavoro. Mi raccomando, seguite sui social, a parte che ci sono dei video divertentissimi, quindi godetevi le performance anche attoriali di Luna, perché davvero complimenti, sono molto molto divertenti. Cioè, B, attrice. Attrice sicuramente. E poi appunto mio cugino DV, che potete sfogliare su internet, e allo stesso tempo mio cugino DV anche sui social per godere delle pillole di neuromarketing e non solo. Grazie ancora Luna. Grazie Martina. Davvero, è stato un piacere. Un piacere mio. E in bocca al lupo per tutto. Crepi. Quindi grazie anche a voi, rimanete con noi giusto qualche minuto di pubblicità e poi concludiamo Buongiorno Weekend con il momento del caffè, ovviamente giusto un caffè con Chiara Cavalieri. A tra poco.